interna si vede ancora la marca di fabbrica, Schulz Monaco. C'è un paio di scarpette rosse, in cima un mucchio di scarpette infantili, a Buchenwald. Più là c'è un mucchio di riccioli biondi, di ciocche nere e castane, a Buchenwald. Servivano a far coperte per i soldati, non si sprecava nulla, e i bimbi li spogliavano e li radevano, prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse. Le scarpette rosse per la domenica, a Buchenwald. Erano di un bambino, di 3 anni, forse di 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi, bruciati nei forni. Ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24, per l'eternità. Perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove. Perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole. Un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze, perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Mi è impossibile costruirlo tutto sulla base della morte, delle miserie, della confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto. Odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure. Partecipo al dolore di milioni di uomini. Eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si svolgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata violenza cesserà, che ritornerà nell'ordine, la pace e la serenità. Allora, per la prima volta, ci siamo accorti che la nostra lingua manca di parole per esprimere questa offesa, la demolizione di un uomo. In un attimo, con intuizione quasi profetica, la realtà ci si è rivelata. Siamo arrivati al fondo. Più giù di così non si può andare. Condizione umana più misera non c'è, e non è pensabile. Nulla più è nostro, ci hanno tolto gli abiti, le scarpe, anche i capelli. Se parleremo non ci ascolteranno, e se ci ascoltassero non ci capirebbero. Ci toglieranno anche il nome, e se vorremmo conservarlo, dovremo trovare in noi la forza di farlo. Di fare sì che dietro al nome qualcosa ancora di noi quali eravamo, rimangano.